Ciao a tutti, buongiorno e bentornati a al terzo episodio delle Frequently Asked Questions. La terza domanda, forse quella più richiesta in assoluto, riguarda il settaggio dei pedali e il settaggio del doppio pedale in questo caso. Premetto che ho già fatto un video su questo argomento per il canale Balteras BTV e il video è nel link nella description. Come alcuni avranno già visto, in quel video lì si parla del fatto che nella maggior parte dei casi i problemi sono dovuti al piede del batterista e non al pedale. Viviamo in un'epoca in cui si cercano su internet tutte le soluzioni del mondo senza spesso prendere in considerazione il fatto che la soluzione sarebbe sedersi col sedere nello sgabello e pedalare o esercitarsi. Ritengo che ci sia su questo argomento veramente una confusione allucinante e io per primo per anni, ricordo ancora tipo 8-10 anni fa, ero sponsorizzato da un marchio americano di pedali. Questo pedale era super customizzabile, potevi cambiare tutti i settaggi, veramente farlo tuo. Risultato che alla fine passavo più tempo a settare il pedale che non a esercitarmi, quindi se non riuscivo a fare, che ne so, non riesco a farlo a 200, sicuramente il pedale, quindi vai mezz'ora, svita, cambia il battente, cambia la molla, riprovavo, non ci riuscivo, uguale ovviamente, e questo per mesi e mesi, finché a un certo punto non mi sono veramente stancato di perdere tutto questo tempo e sono tornato al mio amore originale che è l'Iron Cobra, comunque il pedale della Tama, che caso strano ha risolto tutti i miei problemi, nel senso che ho preso un pedale normale della Tama in buone condizioni. Al massimo cosa ho fatto? Posso aver cambiato la molla, ho cambiato il battente, non ho toccato l'inclinazione, non ho toccato niente, non ho cambiato nulla, ho preso quel pedale e l'ho usato e miracolosamente mi sono messo a esercitarmi senza toccare il pedale più di tanto, ripeto, al massimo la molla eccetera eccetera, e indovinate un po', ho avuto risultati che per anni non ho ottenuto. Per quale motivo? Semplicemente, se tu passi più tempo a toccare il pedale che non a esercitarti, il pedale, cioè, non farà le magie. E a tal proposito c'è un aneddoto interessante che riguarda il tour che feci con George Collias tipo 5-6 anni fa, era un tour di masterclass. Comunque, morale della favola, arrivò un ragazzo a una clinic che suonava doppio pedale da un anno e mezzo e aveva 4 o 5 o 6 doppi pedali diversi e diceva, io con nessun doppio pedale riesco ad andare veloce. E George gli disse, ma se suoni da un anno e mezzo tu puoi comprarti anche 15 pedali diversi, ma quanto tempo dedichi a studiare? No, poco tempo, quindi pochissimo tempo dedico allo studio, però sono sicuro che se trovo il pedale giusto riesco a farlo meglio. Penso che già sia chiara quale sia stato il pensiero di George e il pensiero mio. Però questo ci fa capire che molto spesso è più un problema veramente nostro, psicologico, del pedale, del settaggio, chissà che pedale ha, che era un po' quello che tutti hanno da ragazzini, anch'io. Metà anni 90 c'erano i Morbid Angel con Pizzandoval, mi ero comprato gli Axis e comunque come Pizzandoval non riuscivo ad andarci uguale. E attualmente tutti i top brand hanno comunque pedali di qualità allucinante. Quindi per quanto riguarda invece i miei settaggi, quindi premessa questa parte qua, io uso Tameron Cobra e ho diversi modelli, sia quelli recentissimi, gli HP900, sia quelli vecchi. L'unica cosa che io non gradisco sono i cosiddetti Power Glide, ok? Sono quelli che hanno la camme un po' più ovale, quindi danno quella spinta in più. Io preferisco i Rolling Glide, che hanno la camme più tonda. Non ho tempo e non ho voglia di pensare eccessivamente alla strumentazione che utilizzo. Per questo motivo vale la pena avere dei pedali, come in questo caso qua i Tama, che sono estremamente affidabili e non ti lasciano a piedi, non ci sono problemi, qualunque pezzo di ricambio lo trovi. E poi parliamoci chiaro, per rompere un Iron Cobra è qualcosa di veramente difficile. Iscrivetevi al canale e qualunque domanda sono qui per voi. Ciao!